Ah, quel bel giorno per non passare a far due chiacchiere insieme ai miei iscritti e anche a portare un nuovo video. Magari mi stanno ascoltando. Oh, diamine! Voi siete qui su YouTube e al momento mi state anche ascoltando, quindi ciao ragazzi, sono Eze e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a vedere uno dei piccoli pianeti che orbitano ovviamente intorno alla nostra stella, in questo caso Stenton. E quest'ultimo è proprio Delamar, come potete vedere dalle immagini, possiede anche un avamposto molto grande, ma questo lo vedremo tra pochi secondi. Parliamo innanzitutto di Delamar e nella fattispecie della fascia di asteroidi che c'è intorno. Beh, Delamar è circondato da essi e ci sono un sacco di mining claim, come potete vedere. Ovviamente la sua distanza dal Porto Olisar, da Porto Olisar o comunque da dove noi sceglieremo di partire, in questo caso è appunto per noi Porto Olisar, è all'incirca di ben 22 milioni di chilometri. All'incirca, non sto parlando che non ci siano qualche chilometro in più, come potete vedere sono esattamente 22.527.149 chilometri, che purtroppo una piccola conversione in miglia la farò ovviamente qua, attraverso delle piccole schedine che troverete o in alto a destra o durante il video che appariranno pian piano. Ma non perdiamoci il tempo e prendiamo la nostra Titan e dirigiamoci su questo bellissimo avamposto. Magari se non ci va bagasse, cosa ti sta venendo? Qual è il tuo problema? Ah, ok, dopo aver risolto questi piccoli problemi, prendiamo la nostra Titan e giungiamo sul pad. Ed eccoci qui, giunti ormai in volo sulla nostra bellissima Titan. È il momento di selezionare la nostra direzione. Qua, Delamar nella fattispecie. Dai, fammelo selezionare. Olè. 220 di fuel è un po' per la nostra Titan, ma questo ovviamente non è una problematica. Ovviamente qua il viaggio quantico durerà un pochino di più, quindi vi dirò esattamente all'incirca quanto ci avrò messo con un Quantum Drive dell'Atlas, robe un po' più costose rispetto a quello di base, il motore quantico di base, ma vedremo un pochino insieme quanto tempo ci avrò messo da Porto Olisar a giungere su questo bellissimo pianeta. Iniziamo il viaggio, che dite? Quantum travel initiated. Landing gear retracted. Siamo veramente vicini. Come potete vedere, si inizia a intravedere un po' di diversità nel paesaggio. Ed ecco a voi, Telamar. Non peraltro, è un pianeta molto molto particolare, perché non appartiene in realtà a Stenton, ma questo magari ne parleremo la prossima volta. Quest'oggi questa sarà una guida su come acquisteremo diverse navi a Levski. Happy return, friend. Eh sì. Come avete appena sentito, questo è l'annunciamento da parte del controllo di volo, dell'autore di controllo, che praticamente si occuperà della nostra destinazione, di come atterrare su questo bellissimo avamposto. Una volta giunti ormai su Levski, l'unica cosa che dobbiamo fare è atterrare. Abbiamo chiamato i carrelli? Sì, ora li chiamiamo. Ole. Scendiamo e giungiamo su questo bellissimo avamposto. Complete. Weapon Spegniamo. systems offline. E dan. Welcome to Levski. Come ci annuncia anche la voce del nostro bellissimo torretista che avete magari intravisto nella piccola webcam che è comparsa a schermo in alto a destra. Ovviamente ci ha detto sostanzialmente: Ehi, sei a Levski, benvenuto. E io lo ringrazio e mi appresto poi dopo a giungere all'ascensore. Customs è di fatto in un certo senso in questo modo, vedete, molto rustico, molto particolare, un bel po' sporco. Difatti questa, come piccola particolarità di questo piccolo pianeta, non fa parte di Stenton. No, 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 no. Non fa parte assolutamente di Stenton. Fa parte di un altro sistema che magari troverete in alto a destra o magari ne parleremo in un altro video. Fatemelo sapere nei commenti e sarà mio estremo piacere portarvi un video su questa piccola chicca che c'è all'interno di Levski. Di là abbiamo la nostra guida, non perdiamo altro tempo e faremo un altro focus su questa piccola zona più in là. Guardate un po' come è dismessa quest'area.
È veramente, veramente particolare, tutto in lavorazione, tutto un po' distrutto, quindi fa capire che non è un luogo dove la UII è molto presente in un certo senso. Il Teach This Ship Shop spesso è contraddistinto nell'avere un'entrata molto particolare e ovviamente molto rustica allo stesso tempo. Sulla destra dovremmo trovare un personaggino, ma al momento non c'è, è un po' tutto dismesso, un po' tutto distrutto. Quest'area, diciamo, è l'area, diciamo, dei pirati in un certo senso. Possiamo comprare, come potete vedere, e possiamo anche permetterci di andare a un terminale e guardare dal terminale quali sono effettivamente gli oggetti disponibili in questo posto. Abbiamo l'Anvil Hornet 7C, ma 9, qualcosa cambierà all'interno di questo piccolo avamposto, ma è piccolo, piccolo non tanto, però ce n'è, ce n'è, ce n'è. Allora, tornando un pochino giù e attraversando queste piccole scale, come potete vedere, siamo giunti all'area del Teach's Ship Shop, praticamente un'area dove sarà possibile acquistare attraverso i nostri crediti comprati in gioco, meglio non comprati in gioco, ma guadagnati in gioco, le seguenti oggetti. La Drake Dragonfly di colore nero, 27.000? No, ragazzi, ho cose in più? Chi me lo sa dire? Chi me lo sa dire? Dai, 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 non perdiamo tempo. Sono esattamente 272.700 Alpha UEC, la versione nera. E per la versione bianca, o meglio, per la versione gialla, non cambia niente. Qui è dove abbiamo preso la nostra Grey Cat, che avete probabilmente già visto nell'episodio su Daymar. E qui c'è il Cyclone, altra piccola chicca, altra bellezza che possiamo ovviamente acquistare. Il Grey Cat Buggy è 5.145 Alpha UEC al momento. Il Tamriel Cyclone della società Tamriel è 28.531 Alpha UEC. E adesso passiamo alle navi disponibili in questo luogo dimorato da pirati e non. Drake Buccaneer, una bellissima nave ovviamente per effettuare combattimenti e non solo. 141.000, 141, no, scusatemi ragazzi, ho detto una cacchiata. 1.410.100 Alpha UEC. Un bel po' costosa, diciamo, dai. Vediamo adesso, passiamo all'Anvil Hornet F7C, 1.492.700 Alpha UEC. La Misk Prospector, 2.061.000 Alpha UEC, grande nave per manning, molto consigliata, straconsigliata. Drake Catalyst Black, 1.385.300 Alpha UEC. Molto utile se volete fare un po' di cargo perché essa ovviamente è più grande della Titan e vi permetterà, come potete anche vedere dalle immagini, di avere anche dei portelloni laterali. Ma magari un giorno faremo una piccola guida su queste navi. Che dite? Fatemelo sapere ovviamente nei commenti e non dimenticatelo. Tutte qui ci sono disponibili le Aurora. Le Aurora? Tutte comunque le navi spaziali denominate e prodotte dalla Robert Space Industries. Roberts, non dimenticare, ci abbiamo poco tempo per la 3.9, non dimenticarlo. Questo ha un costo invece di 33.000, non è vero, 338.400 Alpha UEC per la versione LN, per la versione LX 245.500 e per la versione CL 487.600. Cambiano un pochino l'una dalle altre, per quale motivo vi starete chiedendo, magari, ma non vedo tanta differenza. In realtà c'è, oltre che ovviamente c'è un diverso tipo di colorazione, e tutte quante hanno la diversità di avere diverse specifiche, che ovviamente non starò qui a dirvi, non sarò qui a spiegarvi, perché questo è semplicemente un piccolo riassunto atto a farvi capire come acquistare queste navi. Proviamo a acquistarne una con i soldi che ci avanzano. Prendiamo ad esempio un buggy, clicchiamo su di esso, facciamo vai e qui supporrà davanti, si apparrà in questo caso davanti ai nostri occhi il Grey Cat Buggy 5145 Alpha UEC, come già detto in precedenza, piccolo oggetto creato dalla Grey Cat Industrial, ottima società per trasporti di veicoli, trasporti personali, e abbiamo quindi un costo di effettivo di 5.145 con il nostro bilancio dei nostri Alpha UEC, il nostro portafoglio virtuale di 28.851 Alpha UEC. Questi sono la valuta in gioco che ci permetterà di comprarlo.
Una volta cliccato su Confirm Purchase, avremo quel nostro veicolo che abbiamo deciso di comprare. In questo caso, se io volessi comprare nuovamente la Greycat Baggy, ovviamente non la compro in questo caso perché io già ce l'ho, l'avete visto anche nel video di Damer. Però dovete semplicemente cliccare su Confirm Purchase e avrete fatto in modo da comprare il vostro primo veicolo all'interno di Star Citizen, o meglio, all'interno di Star Citizen giocato, non all'esterno dove avete comprato una nave, avrete comprato tante altre cose. E questo sostanzialmente è quello che vedrete quest'oggi in questo video. Quindi io non so che altro dirvi, oltre che salutare il nostro caro amico che è un po' deluso da ciò che è successo intorno a noi, ma ne vedremo delle belle. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate di questo video, potrebbe essere utile conoscere appunto la vostra opinione, affinché voi possiate dirmi: ma potevi fare in un certo modo, non potevi fare in un certo modo. Io quest'oggi vi ho portato questa mini guida, in modo tale che possiate comprare le navi come sto facendo attualmente io in gioco. Quindi ci si vede al prossimo video, spero che apprezziate questo piccolo sforzo. Io sono Arctic, o meglio, sono Aether, ma vi potete trovare come handle in game ArcticCPT. Ci vediamo al prossimo video.